Ormai per i cittadini è insostenibile la pressione fiscale sia sulla casa che sui redditi. Il prossimo governo dovrà affrontare questo tema seriamente, favorendo anche l'accesso alla locazione o all'acquisto delle giovani coppie e delle famiglie. Tutto questo non può avvenire senza una riduzione della pressione fiscale e uno snellimento delle procedure. Ma sicuramente non si possono dismettere i mobili pubblici se non si regolarizza chiaramente la pressione fiscale sugli immobili e se non si fa una fiscalità di vantaggio. Prima ancora però di vendere gli immobili pubblici bisogna valorizzarli, questo è stato il punto presentato oggi. Non si può pensare, a meno che di non vendere le caserme a stati stranieri, di vendere una caserma a un semplice cittadino o un investitore. Quindi bisogna valorizzare il bene immobiliare, bisogna riconvertirlo e solamente dopo, abbassando le tasse o con una fiscalità di vantaggio, vendere questi beni immobili. Chiaramente questa è una parte di riduzione del debito pubblico, l'altra parte sostanziale è alleggerire assolutamente i costi della politica, i costi della struttura statale, perché senza questo abbassamento dei costi forte e immediato i cittadini saranno costretti a nuove tasse come quella della TARES che prende il via quest'anno. Oggi le costruzioni di civile abitazione che vengono date alle famiglie, quindi di edilizia agevolata, vengono pagate dai comuni, vengono pagate poi dai cittadini dei costi esorbitanti. Abbiamo 1.200.000 immobili invenduti, i comuni, le banche che oggi hanno immobilizzato queste somme, i costruttori facciano un patto per captare all'interno dell'edilizia agevolata questi immobili che si possono comprare a costo di costruzione, ripristinando poi quello che era la vecchia inacasa che si faceva una volta, per cui un affitto di vantaggio per i disagiati che possa poi alla fine dei 30 anni di locazione diventare di proprietà. Quindi questo è una cosa chiara che si può fare subito e senza spendere soldi. Molte volte purtroppo in questo paese l'edilizia agevolata è stato frutto anche di malaffare, di creazione di ghetti, ne abbiamo la riprova nelle periferie delle nostre città, e quindi noi pensiamo a un'edilizia agevolata che vada ad integrare quelle che sono le civili abitazioni oggi e soprattutto a togliere l'invenduto da quello che oggi c'è nel mercato. Gli italiani hanno assolutamente il desiderio di casa, ce l'hanno i giovani, ce l'hanno le coppie, ce l'hanno le famiglie anche per migliorare il proprio stato abitativo. Oggi in questo ultimo anno e mezzo, in questi ultimi due anni, ad aggravare la situazione che ripeto è partita da settembre 2008 col fallimento di Lehman Brothers, sono stati due forti fattori. Le banche non erogano o non erogano più come prima e quindi il credito non passa dalle banche alle famiglie, e in seconda battuta la pressione fiscale. Oggi una famiglia che debba affrontare il mutuo e quindi un debito di medio-lungo periodo e trovarsi poi anche a dover pagare una tassazione patrimoniale come l'IMU, sicuramente pensa bene di aspettare, di rinunciare all'acquisto. Si tenga poi conto che negli ultimi 8 mesi tutte le forze politiche hanno parlato di voler inserire una nuova patrimoniale, come quasi l'IMU non fosse già una patrimoniale. E quindi anche una politica che non dà certezze agli investitori, non dà certezze ai suoi cittadini, e l'incertezza, come sapete, rallenta i mercati e li blocca.